La necessità di ripristinare la pace come cardine della vita in Europa sono concetti che ritornano anche nelle piazze calabresi per le celebrazioni del 25 aprile, una festa che ha visto coinvolte tutte le province con le rispettive prefetture, ma anche i piccoli comuni e il giorno della libertà riconquistata. Qui siamo a Catanzaro. Oggi in primo luogo celebriamo i valori di resistenza e liberazione, che sono due parole che assumono un significato ancora più pregnante, come dice lei, in questo momento in cui stiamo vedendo una guerra atroce e una resistenza altrettanto drammatica da parte del popolo ucraino. Quello che noi facciamo e abbiamo iniziato a fare qui nel nostro paese ormai da più di 70 anni, questi valori democratici, questo rispetto dell'individuo, e ci auguravamo che potesse accadere un po' dappertutto, soprattutto nella nostra vecchia Europa. Questo non è capitato. Speriamo solo che finisca il prima possibile. Credo che la comunità internazionale stia facendo di tutto perché ciò possa arrestarsi più in fretta possibile. Per il 77° anniversario della liberazione, tante anche in Calabria, le manifestazioni promosse dall'Associazione Nazionale Partigiani, a Catanzaro, iniziativa sul lungomare, con un forte richiamo al tema della pace. Non bisogna mai dimenticare che se oggi siamo qua liberamente a stare su questo lungomare, lo dobbiamo ai partigiani e alle partigiane che hanno combattuto insieme ad altri nella guerra di liberazione per riportare la democrazia e la libertà. La pace è una questione imprescindibile, perché dalle guerre chi subisce sono sempre le vittime, libero è sempre vicino alle vittime, e nelle guerre le vere vittime è il popolo e la popolazione, che soffrirà non solo la guerra ma la fame e la crisi economica.